Allora, buongiorno a tutti, grazie della vostra partecipazione e grazie come sempre alla Fondazione di Piacenza e Vigevano. Come sempre, chi desiderasse iscriversi all'associazione o ricevere le nostre comunicazioni può rivolgersi a noi o all'ingresso al termine della conferenza. Oggi, col professor Andrea Gaucci, torniamo ad occuparci del fegato etrusco dopo l'incursione nel mondo dei Liguri con la dottoressa Monica Miari. Torniamo ad occuparcene da una prospettiva assolutamente inedita, perché ascolteremo delle notizie su come la scoperta avvenuta nel 1877 si è diffusa nel mondo scientifico internazionale e che cosa pensavano del fegato di Piacenza gli studiosi dell'epoca, tra entusiasti e diffidenti, come nel titolo della conferenza che vedete nella locandina, illustrata come sempre splendidamente da Azchi Giacomo Zecchi. Conosceremo meglio il nostro reperto archeologico più singolare, ma quindi accenderemo anche una luce sul mondo scientifico di fine Ottocento e sulle sue dinamiche. Vi presento il nostro relatore, il professor Andrea Gaucci, che ringraziamo davvero della sua presenza e che fra l'altro conosciamo già perché ha partecipato un anno e mezzo fa al nostro convegno Piacenza Etruria, predire il futuro e ripensare il passato, con un intervento dal titolo Ambiente e società degli Etruschi nella Valle del Po, dall'Adriatico all'Appennino occidentale. Vi leggo la sua biografia non esaustiva. Allora, professore associato, le sue principali attività di ricerca riguardano... riguardano il popolamento dell'area padana e adriatica nel periodo preromano, condotte attraverso lo studio degli abitati e delle necropoli, con particolare riguardo alle città etrusche di Marzabotto, Spina e Adria. Campi specifici di approfondimento sono lo studio della pratica epigrafica etrusca, nonché della cultura materiale e produttiva supportato da un approccio archeometrico. Mi interrompo un attimo e chiedo subito al professore di spiegarci in due parole che cos'è l'approccio archeometrico, perché lo scopo della nostra associazione non è solo quello di portare l'attenzione sul fegato etrusco, ma è anche quello di farvi imparare delle nuove parole che potrete utilizzare nelle serate con gli amici. Che cos'è l'archeometria, quindi? Salve, buonasera a tutti intanto. Allora, l'archeometria semplicemente è l'applicazione di metodi delle scienze dure alla ricerca archeologica, quindi ad esempio se abbiamo dei materiali come la ceramica e i metalli, con l'utilizzo della fisica e della chimica, in particolare di alcune strumentazioni, siamo in grado di stabilirne in maniera più accurata l'origine, le tecnologie e aspetti che ci permettono di approfondire, ad esempio, il campo della produzione delle ceramiche o dei metalli stessi. Ecco, si può applicare a tantissimi materiali e non solo, però di base, ecco, in due parole è questo. Grazie. Concludo. Ulteriori campi di approfondimento sono lo studio delle abitazioni nell'Italia preromana e principi di applicazioni dell'archeologia virtuale. È direttore scientifico dello scavo dell'Università di Bologna a Spina e principal investigator di un progetto PRIN, progetto di ricerca di rilevante interesse nazionale, dedicato alle risorse e al popolamento dell'Appennino in periodo etrusco. E oggi ci parla della scoperta del fegato etrusco di Piacenza e l'edizione di Vittorio Poggi, entusiasmo e diffidenza nella comunità scientifica dell'epoca. Grazie. Allora, ci scambiamo. Benissimo, ancora buonasera e veramente grazie di questa opportunità e dell'ospitalità. Mi scuso anzitutto, eccoci qua, mi scuso per la camicia ma fa caldo e quindi preferisco così, sperando insomma che mi perdoniate di questo. Allora, quello di cui vorrei parlare oggi è qualcosa di inedito, per certi versi, non che cambi la prospettiva generale, in particolare del fegato, di cui parlerò in maniera del tutto tangenziale, perché protagonisti di oggi sono almeno tre
tre figure di studiosi che si occupano del fegato tra il 1878 e il 1880, quindi subito dopo la sua scoperta. E il tema, diciamo in filigrana di questa chiacchierata, che si può vedere in filigrana nel sottotitolo Entusiasmo e diffidenza, è in realtà quello dei falsi, fondamentalmente, come vedremo, e dei falsi in archeologia, di cui c'era una fortissima sensibilità all'epoca e che in realtà è l'elemento che in qualche maniera accende il dibattito fra questi studiosi proprio in relazione al fegato. Il tutto è stato possibile, come vedremo, farlo venire fuori in maniera molto chiara attraverso dei documenti inediti di un archivio privato che è noto da moltissimo tempo, ma che adesso si sta lavorando per renderlo fruibile a tutti, in quanto è stato già digitalizzato e a breve verrà messo online. Quindi, così, giusto per dare due parole, due coordinate su quello di cui andrò dicendo nelle sue linee fondamentali. Bene, partiamo da questo. Questa è la prima pagina dell'articolo di Vittorio Poggi dedicato al fegato di Piacenza negli atti della Deputazione di Storia Patria per le province della Romagna del 1878, pochi mesi dopo la scoperta. Bene, quindi veramente meno di un anno. È un articolo di 26 pagine, molto coraggioso, veramente molto coraggioso. Dopo parleremo di Vittorio Poggi, questo è soltanto l'inizio, ci serve per introdurre il personaggio. E io qui vi ho trascritto in questa prima pagina quello che è proprio l'incipit dell'articolo stesso. In quel di Piacenza, e più precisamente a Settima, comune di Gossolengo, in un fondo di proprietà dei Conti Arcelli, donde già in altri tempi ebbero ad esumarsi anticaglie di minor conto, avveniva testé una scoperta degna per più d'un rispetto di occupare l'attenzione degli archeologi in genere e di coloro in specie che fanno soggetto di studio gli idiomi e le scritture degli antichi popoli italici. Quindi una scoperta eccezionale, e questo viene subito sottolineato da Vittorio Poggi in questo lavoro. Ora, quello che è importante sottolineare di questo lavoro, di questo articolo del 1878 anzitutto, è il fatto che non è stato poi molto valorizzato da tutta la letteratura che si è occupata del fegato di Piacenza. Se prendiamo uno dei più importanti lavori sul fegato, che ad esempio è quello di Adriano Maggiani in Studi Etruschi, non nomina l'articolo di Vittorio Poggi, che è il primo. Per quale motivo? Perché il Poggi anzitutto non ne riconosce il fatto che è un fegato. Siamo a pochi mesi dalla scoperta. Il riconoscimento dell'oggetto come un fegato arriverà dopo anni. Bene, siamo in un momento in cui ancora non si è capito di preciso la natura dell'oggetto, e quindi per questo motivo è stato lasciato un po' in secondo piano e appunto non appare, ma di ciò parlerò poi più avanti per capire meglio la figura del Poggi. Quello che è importante sottolineare di questo articolo, il cui corpo centrale ovviamente è legato alla discussione dei termini, dei lessemi etruschi che appaiono nella superficie dell'oggetto, è il fatto che, come ho messo in quel box centrale, su 26 pagine di articolo, 5, le ultime, sono dedicate a discuterne l'autenticità. Cioè, il Poggi, oltre a fare una prima esegesi del documento, dell'oggetto, del reperto e soprattutto delle parti scritte, quindi delle varie iscrizioni etrusche sul reperto, spende molto tempo a difenderne l'autenticità. Qui vi ho messo alcuni passaggi importanti. Sopra in alto, questa è la pagina 22, trattasi di un oggetto di bronzo di forma insolita in certa attribuzione, al quale accrescono pregio e curiosità diverse leggende in caratteri etruschi.
E qui dopo continua: dalle assunte informazioni risulta che l'arnese in discorso giaceva ad una profondità di circa 25 centimetri, donde venne tratto all'aprico dal vomero, in circostanze che, per testimonianza di persone attendibilissime, escluderebbero ogni sospetto di frode. Quindi già in questa parte è chiaro che lui mette, come dire, come si dice, le mani avanti, ci dice: guardate che le persone che l'hanno trovato sono al di là di ogni sospetto, non si sta parlando di un documento, di un oggetto falso. Bene? E dopo continua: ma in vero, come oggi gli archeologi ebbero bisogno di procedere con piedi di piombo nell'apprezzare l'autenticità delle scoperte che vengono ad essi segnalate, niuno ignora come da qualche tempo siano moltiplicati i tentativi di frode per parte di abili falsari, i quali cercano di speculare sul vivo interesse destatosi ovunque in questi ultimi anni per lo studio delle antichità etrusche figurate e scritte. Questo è un passaggio veramente importante, perché ci dice che in questo periodo, siamo dopo subito dopo l'Unità d'Italia sostanzialmente, neanche 20 anni, e esiste un mercato, ovviamente un mercato molto florido degli oggetti archeologici. Siamo ben lontani dalla legge poi degli inizi del Novecento che vincola la proprietà degli oggetti allo Stato, e all'interno di questo mercato florido ovviamente non mancano i falsi, e alcune volte una bella iscrizione nobilita il falso stesso, ok? Quindi questo significa che un oggetto iscritto va trattato con ancora più cautela. Il Poggi sottolinea tutto questo, e qua io vi ho messo due immagini di due oggetti che il Poggi evoca nel suo lavoro come esempi, da una parte, di oggetto autentico, ma da taluni ipotizzato come falso, che è quello che vediamo a sinistra, cioè il sarcofago del famoso sarcofago delle Amazzoni di IV secolo a.C., che attualmente è al Museo Archeologico di Firenze, un oggetto eccezionale per complessità decorativa e anche tecnica di realizzazione, pietra e pittura, ma con delle iscrizioni. Sopra nel coperchio del sarcofago voi potete vedere la lunga iscrizione dipinta sulla superficie, iscrizione che taluni ipotizzavano come falso. Il sarcofago fu portato in maniera rocambolesca a Firenze, all'interno di casse, e il tutto coordinato da una figura di cui parlerò poi, che è Gianfrancesco Gamurrini. Dall'altra, invece, sulla destra, avete un sarcofago che è ancora attualmente conservato al British Museum a Londra, grazie, e lì arrivato nell'Ottocento, venduto da Alessandro Castellani, quindi il figlio maggiore di Fortunato Pio Castellani, che aveva aperto durante l'Ottocento questa importantissima bottega di oreficeria a Roma, di fronte alla Fontana di Trevi praticamente. Si possono vedere le foto dell'epoca dello studio in cui ricevevano i Castellani, che è colmo di oggetti archeologici, perché Castellani erano importanti collezionisti, riproducevano gli oggetti archeologici e ne facevano anche dei gioielli. Sono molto, molto famosi i gioielli Castellani, che sono delle riproduzioni da una parte di oggetti antichi, oppure dei pastiche, cioè la commistione all'interno di uno stesso gioiello di reperti antichi con supporti di oreficeria, per l'epoca chiaramente, moderni. Ora, il confine fra l'imitazione e il falso è qualcosa di estremamente labile, e come dicono gli studiosi, l'imitazione in sé non è falso, il falso lo diventa quando c'è del dolo in questo. E il dolo può essere di due nature. C'è un dolo che è di natura economica: io produco il falso perché voglio venderlo e guadagnarci spacciandolo per autentico, ed è quello che è successo a questo sarcofago qua, perché questo sarcofago è falso, e adesso ci ritorniamo. Dall'altra, il falso ideologico, cioè io produco un falso
perché voglio affermare qualcosa, un'ideologia, un pensiero. E lo stesso Poggi, in questo lavoro del 1878, sottolinea da un lato questo processo, è un articolo molto, molto acuto da questo punto di vista, perché da un lato evoca il sarcofago delle Amazzoni come oggetto autentico sostanzialmente e solido nella sua autenticità. Dall'altra dice però dobbiamo tener conto che esiste tutto un mercato dei falsi che sono evidenti, che sono palesi, come il sarcofago del British Museum, venduto al British da Alessandro Castellani, che insomma è un personaggio il cui lavoro, diciamo, il cui interesse a livello di mercato l'ha portato anche a commerciare falsi, e questo lo sappiamo bene. Avevano delle succursali anche a Parigi, Castellani, insomma erano abbastanza diramati. Ma soprattutto perché è estremamente evidente, e questo lo dice già il Poggi nel 1878, in particolare l'iscrizione è palese che sia falsa. Ora, qualsiasi etruscologo, se vede un oggetto del genere, si mette a ridere oggi, veramente. Perché? Perché abbiamo degli strumenti talmente raffinati che possiamo capire a colpo d'occhio che quello è un falso, perché è un mix di elementi di epoche diverse. È chiarissimo, il sopra e il sotto, parte del sopra è fatto male, ma comunque richiama degli stilemi arcaici, la parte sottostante richiama degli stilemi ellenistici, e quindi non può essere ovviamente un autentico. L'iscrizione è un nonsense, quindi questo è molto chiaro, ma l'aveva già capito il Poggi, chiaramente. Perché, e qui arriviamo a un altro punto fondamentale, il falso è sempre figlio del suo tempo. Il falso viene prodotto sulla base delle conoscenze che all'epoca si hanno, al momento in cui viene prodotto. Quindi nel momento in cui la ricerca, la conoscenza va avanti, è chiaro che il falso diventa sempre più debole, perché ci saranno sempre più strumenti per capirne che quello stesso è un falso. E quando invece dall'altra parte si mette in dubbio un oggetto, ma non si riesce a dimostrarne la falsità nel corso del tempo, ecco che lì invece abbiamo qualcosa di maggiormente robusto. Quindi o il personaggio che l'ha prodotto è un genio, chiaramente, e ci sono casi di questo tipo. C'è un libro molto bello legato a un falsario di pergamene antiche greche, che fa parte di una vicenda che anche recentemente è stata un oggetto della cronaca, ma non voglio entrare nel dettaglio, e ancora si discute, ma è abbastanza chiaro, ormai documentato, che questo personaggio nell'Ottocento era un greco, aveva prodotto tutta una serie di falsi, di testi falsi, e quindi ci sono alcuni che possono resistere nel tempo, ma di base, infatti, noi abbiamo tutti gli strumenti per un falso ottocentesco di capirne la sua produzione, fondamentalmente. E questo è un assunto teorico fondamentale, ed è un assunto teorico che, se adesso noi lo possiamo descrivere in questa maniera, il Poggi lo aveva già fatto nel 1878, bene, in questo articolo. E quindi questo è un aspetto estremamente importante di questo primissimo lavoro sul fegato di Piacenza. Dico un'altra cosa collaterale che qui non ho fatto vedere, il falso ideologico, perché se questo è un oggetto che chiaramente è fatto per essere venduto e guadagnarci, ed è stato venduto al British Museum infatti, e dall'altra parte esiste tutta una serie di falsi ideologici, e già anche qui il Poggi l'aveva indicati, ora non li ho fatti vedere perché l'immagine non è molto d'appeal, a differenza dei sarcofagi, però lui evoca le iscrizioni di Nizza. Le iscrizioni di Nizza sono state trovate sempre, si dice anzi che siano state trovate nell'Ottocento, almeno escono fuori nell'Ottocento, e sarebbero delle iscrizioni attribuite ad una lingua etrusca, a Nizza. Poi sono state, già il Poggi diceva che erano false, sono state tornate recentemente in auge come falso ideologico, ne ha trattato uno studioso francese, Gilles Vanhem, anche il professor Sassatelli ne ha parlato recentemente. Perché falso ideologico? Perché siamo a Nizza.
chiaramente. E trovare delle iscrizioni etrusche a Nizza nel 1800 vuol dire che Nizza è italiana, non certo francese. Quindi in quel caso non sono fatte per il mercato, ma sono fatte per comprovare una natura nazionalistica rievocando un passato che ovviamente è della penisola italiana, non so se si capisce. Adesso sappiamo di tante iscrizioni in tutto il Midi francese etrusche, ma non ci sogneremmo mai di dire, dato che ci sono le iscrizioni etrusche, allora tutto il Midi francese, tutta la Francia meridionale è italiana, no? Però all'epoca qualcuno aveva tentato di fare questo, e già il Poggi lo sottolinea sostanzialmente. Bene, andando avanti in questo importante articolo del Poggi, qui cito un altro passo molto interessante. La maggior difficoltà consiste, questo è il Poggi che scrive, adunque nella forma insolita del bronzo. Quindi riconosce il fatto che questo oggetto è strano, è anomalo, e anche lui nell'articolo non identifica la natura, dice, parla di un pendente, non riesce a focalizzarne la natura in maniera chiara. Ma la singolarità della forma, ove le manchi il sussidio di altri indizi, non costituisce sempre un argomento valevole per impugnare in modo assoluto la legittimità del monumento. Cioè, il fatto che esista un unicum non vuol dire che quello è un falso, ma anzi, fra le due lo rafforza. E il Poggi evoca cosa come unicum assoluto? Un altro oggetto che, insomma, è famoso qua in area emiliana, che è la situla della Certosa di Bologna, un oggetto strepitoso, unico nel suo genere, veramente, soprattutto all'epoca, anch'esso appena rinvenuto. E quindi il Poggi ci dice come quell'oggetto è un unicum e nessuno si sognerebbe mai di dire che è un falso, non si vede perché questo oggetto, seppure strano, seppure veramente molto peculiare, difficile da comprendere, possa essere attribuito come falso. Qui peraltro metto, quella lì è il disegno che il Poggi pubblica del fegato di Piacenza in questo primo articolo. Lui non mette le iscrizioni, poi vedremo degli altri disegni che lui ha, che aveva prodotto, ma che non pubblica. Questo è l'unico che pubblica lui nell'unica tavola che correda l'articolo del 78. Chi è il Poggi? Arriviamo a questa domanda. Questo è Vittorio Poggi in un dipinto ormai in età abbastanza avanzata. Il Poggi è una figura veramente che sempre è stata considerata abbastanza minoritaria, addirittura dimenticata negli studi. Tant'è che, come ho detto, una buona parte della letteratura relativa al fegato di Piacenza neanche lo menziona e ricorda questo primo lavoro del Poggi. La sua rivalutazione, in realtà, come studioso, si deve a Luciano Agostiniani, celebre linguista, purtroppo da pochi anni venuto a mancare, che ha scritto diversi articoli a partire dagli anni 90 sul Poggi, sottolineandone come questo personaggio avesse una solidità di metodo, di studio, invidiabile e veramente avanti per i suoi tempi. Il Poggi, peraltro, non era uno studioso, non veniva da una scuola robusta, fondamentalmente. E credo da questa immagine potete capire il suo ruolo. Era un militare, sostanzialmente. Era un tenente colonnello, arrivò al grado di tenente colonnello il Poggi. Di stanza in varie zone d'Italia, ovviamente molto. Lui era di origine ligure, di Savona, e per molto tempo stette a Parma, tant'è che l'articolo del 78 è della sezione di Parma. Dopodiché, però, ebbe moltissimi interessi da studioso di antichistica. E non so, d'altra parte, nel 1880-1881, quindi subito dopo la pubblicazione di questo articolo, lui viene chiamato dal Ministero dell'Istruzione per riordinare il Museo di Firenze.
Quindi un incarico estremamente prestigioso che in qualche maniera ce ne fa capire il riconoscimento che all'epoca aveva questo personaggio, che poi diventa ispettore anche in Liguria e in Lombardia, ispettore archeologo, dopo aver lasciato nel 1890 la carriera militare, quindi in età avanzata. Lui scrive diversi articoli anche sul mondo etrusco, sulle iscrizioni etrusche e anche sulle iscrizioni celtiche della zona della Lombardia, che ancora ad oggi sono degli articoli molto rilevanti, come ho detto, seppure purtroppo nel tempo dimenticati. E la cosa veramente rilevante del Poggi è che pur avendo una formazione da autodidatta, sostanzialmente come molti, non tutti, ma molti degli studiosi del tempo, aveva comunque un metodo estremamente solido. Questa è una frase di un lavoro del Poggi, quindi scritta da lui. I metodi si giudicano dai risultati, come dei frutti l'albero, quindi il metodo. Ora vorrei fare una breve digressione sul metodo, perché questo ci fa capire meglio anche il valore del fegato di Piacenza, perché se quello che è stato e che oggi è il fegato si deve anche a lui sostanzialmente, che lo ha valorizzato una volta che gli è stato comunicato questa scoperta. Ebbene, vorrei partire un po' più da lontano, da questo punto di vista, e dal Settecento. Qui avete in questa diapo la cosiddetta scuola lanziana. Cos'è la scuola lanziana? La scuola lanziana è una scuola di archeologi e anche di esperti epigrafisti che si sviluppa a partire dalla figura di Luigi Lanzi, che era il conservatore degli Uffizi e grandissimo esperto di pittura, ma anche di mondo etrusco sostanzialmente. A lui si deve il grande saggio sulla lingua etrusca del 1789, che è un caposaldo, un punto fermo per l'epigrafia etrusca. E dall'Anzi si emanano in diverse generazioni degli studiosi, quindi il Vermiglioli e l'Orioli, come prima generazione di studiosi. L'Orioli risorgimentale insegnava fisica a Bologna, poi dopo ha tutta una serie di vicende molto avventurose e finisce la sua carriera e la sua vita anche a Roma, insegnando archeologia a Roma. In seconda generazione invece abbiamo Giancarlo Conestabile della Staffa, che era professore di archeologia a Perugia, e Ariodante Fabretti, importantissimo, professore di archeologia a Torino, altro risorgimentale, massone, che nel 1867 pubblica qualcosa di rivoluzionario per l'epoca, il Corpus delle iscrizioni italiche. Raccoglie tutte le iscrizioni dell'Italia preromana e le pubblica. È un faldone di queste dimensioni, enorme, che potete trovare online perché Google Libri vi permette di scaricarlo online, con tutta una serie anche di tre supplementi poi pubblica. Ed è un lavoro rivoluzionario per quale motivo? Beh, perché mette a disposizione degli studiosi tutte le iscrizioni dell'epoca, e questo consente, è l'open access di adesso sostanzialmente, no? Gli open data che ci sono adesso. Questo è il lavoro che ha fatto Fabretti, ha messo a disposizione degli studiosi tutto il materiale per poter lavorare sull'epigrafia etrusca, sulla lingua etrusca, e veramente all'epoca gli studiosi lo celebravano e ringraziavano. Questa è la scuola lanziana sostanzialmente. Giusto per farvi capire come esistono delle scuole estremamente solide all'epoca, che hanno dato dei frutti veramente importanti, e come però esistevano anche delle figure, dei personaggi, degli studiosi autodidatti come il Poggi, che altrettanto erano solidi da un punto di vista di metodo. La scuola lanziana non ha un metodo definito di studio, va bene? Il metodo è la raccolta delle informazioni, la loro messa a sistema, la documentazione nella maniera più precisa possibile.
Dall'altra parte, proprio il lavoro del Fabretti, quindi del professore di Torino che pubblica questo corpus nel 67, permette e incentiva una nuova scuola tedesca, in questo caso tedesca nella misura in cui, come ho detto, quel grande corpus del Fabretti permetteva di lavorare senza spostarsi, senza andare a vedere tutte le iscrizioni in giro per Italia, che richiedeva all'epoca, come potete immaginare, tantissimo tempo e una logistica di trasporti piuttosto impegnativa. E questo dette l'avvio a un dibattito che assunse anche dei toni piuttosto forti e feroci. A partire da una pubblicazione realizzata e scritta dal personaggio che vedete in alto, che è Wilhelm Corzen, che nel 1875 pubblica un volume che si chiama Die Sprache der Etrusker, la lingua degli Etruschi. Il concetto espresso dal Corzen era che sostanzialmente l'etrusco si poteva interpretare, si poteva comprendere, recuperando ovviamente le altre lingue dell'Italia antica, in particolare il latino e il greco, partendo dal presupposto che l'etrusco fosse una lingua indoeuropea, cosa che oggi sappiamo non è così, ma che all'epoca comunque c'era ancora un dibattito in corso, dopo che agli inizi dell'Ottocento si era definito quello che era il concetto di lingua indoeuropea, quindi di ceppo originario. Ora, cosa succede però? Il Corzen muore nel 1875, pubblica il suo volume e muore, un po' sfortunato in ciò, perché subito dopo si scatenano. E in particolare, subito dopo, l'anno successivo, quest'altro personaggio qua, che sarà importante per quello che diciamo, che è Wilhelm Decke, che è un importante linguista tedesco, importante anche ad esempio per la decifrazione delle lingue della lineare A e B del mondo minoico, insomma di Cipro, quindi di altre lingue del mondo mediterraneo antico, però pubblica un piccolo pamphlet nel quale smonta completamente il Corzen. Quindi il metodo del Corzen, che noi chiamiamo il metodo diciamo etimologico, cioè io prendo l'origine greca o latina e cerco di capire quella etrusca in parallelo, ci dice: no, guardate, non funziona questa cosa, questo metodo non funziona assolutamente, e lo smonta. Povero, il Corzen era ormai morto e quindi non poteva certo controbattere o altro, e tutti prendono le distanze dal Corzen a questo punto, perché capiscono le accuse che il Decke fa al suo lavoro. E lo stesso Decke poi, assieme ad un altro studioso che poi insegna in Svizzera, Karl Pauli, che è importantissimo per il mondo etrusco, fonda un nuovo metodo, che è il metodo combinatorio. Cos'è il metodo combinatorio? Praticamente ci dice: guardate che l'etrusco noi non lo possiamo capire utilizzando le altre lingue, non funziona questa cosa. L'unica maniera per capire l'etrusco è dentro l'etrusco, cioè noi dobbiamo metterci lì con santa pazienza, iniziare a individuare tutte le parole, cercare di capire il significato delle singole parole, ma senza cercarle fuori, ma dentro l'etrusco, altrimenti tutto quello che facciamo è un errore. Dopodiché va detto, ma qui non è il tema del nostro discorso, il Paolo e il Decke litigano, il Decke ritorna al metodo, dopo averlo criticato ritorna al metodo del Corzen, la faccenda è molto lunga e complessa. Bene, però per quello che ci interessa basta questo, per individuare una solida scuola italiana, una solida scuola tedesca, che insomma all'interno ha un dibattito piuttosto intenso, e di lato abbiamo il nostro Vittorio Poggi, che è un autodidatta, ma che ha un metodo solido. E nel metodo del Poggi importante, come ho segnalato su in alto, è il valore del contesto, cioè sempre pensare l'iscrizione, in questo caso etrusca, in base al supporto e possibilmente a dove questo oggetto è stato trovato. Va bene? Guardate che questo sembra una banalità, non lo è per niente, perché diciamo che tutto ciò verrà poi teorizzato soltanto negli anni 30 da un altro importante studioso del mondo etrusco, che è Giulio Buonamici. Però
Vittorio Poggi è da questo punto di vista un precursore, una persona quindi con un metodo veramente solido. Fatta questa lunga premessa che ci illustra un po' i vari personaggi della vicenda, ne dobbiamo evocare un altro importante, già ve l'ho menzionato, Gianfrancesco Gamurrini. Gianfrancesco Gamurrini è poco più giovane del Poggi, 2 anni più giovane, ma è molto più famoso in realtà, perché il Gamurrini è un eminente studioso, già da molto giovane pubblica, è un eminente etruscologo, esperto di epigrafia etrusca già all'epoca, e già dal 75-76 lavora anche al Ministero dell'Istruzione con un ruolo molto importante, perché lui aveva in capo tutta l'Italia centrale e settentrionale. Quindi era in contatto con tutti gli studiosi, in particolare di quegli ambiti. Altro autodidatta, quindi il parziale autodidatta, diciamo, perché non frequenta mai l'università, comunque non la finisce l'università, viene da una famiglia nobile e quindi sostanzialmente ha un'educazione per lo più privata, però è importante sottolineare che uno dei suoi maestri, questo ce lo dice perché scrive un'autobiografia alla fine della sua vita in cui si difende da tutta una serie di accuse che nel tempo gli vengono mosse, però, scusate se torno indietro, uno dei suoi principali maestri è il Francesco Orioli della scuola Lanziana, quindi si riconnettono un po' le cose. Perché il Gamurrini? Perché Gamurrini è un elemento fondamentale di questa prima vicenda del fegato di Piacenza, ed è il motivo scatenante per cui il Poggi è costretto a scrivere quelle 5 pagine sull'autenticità del fegato, infatti. E questo lo capiamo molto bene, e in particolare su due aspetti, per due elementi. Il primo, che viene dall'archivio privato di Gianfrancesco Gamurrini, il secondo da una pubblicazione del Gamurrini che arriva 2 anni dopo la pubblicazione del Fegato, nel 1880. Partiamo dall'archivio privato. L'archivio privato attualmente è privato ancora ad oggi, quindi è proprietà della famiglia Gamurrini, ma è vincolato, ed è depositato presso il Museo Archeologico Nazionale Gaio Cilio Mecenate, quindi se voi fate domanda alla sovrintendenza archivistica della Toscana, potete accedere all'archivio e consultarlo. Però nel giro di qualche mese sarà online e disponibile a tutti. È un archivio ricchissimo, perché questo personaggio, Gianfrancesco Gamurrini, aveva contatti non solo in Italia, ma veramente in tutta Europa. Quindi ci sono centinaia di faldoni con tutti i suoi corrispondenti, e più tutti i suoi appunti. È veramente una miniera di informazioni. All'interno di questo archivio, dato che l'anno scorso è stato l'anno di celebrazione dei primi 100 anni dalla morte del Gamurrini, che se vedete è il 1923, quindi l'anno scorso in novembre abbiamo celebrato un convegno ad Arezzo dedicato al Gamurrini, a ottobre ce ne sarà un altro a Milano dedicato sempre al Gamurrini, e a breve, grazie al finanziamento dell'Accademia Petrarca di Arezzo e col sostegno di istituzioni del Ministero della Cultura, verrà pubblicato online l'intero archivio. E lavorando alla parte epigrafica dell'archivio sono venute fuori le corrispondenze con Vittorio Poggi. Ovviamente cosa abbiamo nell'archivio Gamurrini? Abbiamo le lettere del Poggi, non abbiamo le risposte del Gamurrini, ma le capiamo le risposte del Gamurrini dal Poggi stesso, e questa è una parte veramente interessante. Questa è una lettera del 25 aprile del 78, quindi siamo pochi mesi dopo la scoperta del fegato, sostanzialmente. Ecco, questa qui è la fotografia della pagina. Il Poggi scrive una lettera al Gamurrini e in allegato alla lettera mette gli schizzi del fegato. Il fegato che lui aveva avuto modo di avere per qualche ora a Parma, gli era stato dato per qualche ora a Parma, e aveva potuto disegnarlo e prendere questi schizzi. Guardate quel disegno, è lo stesso che poi il Poggi pubblica nel suo articolo del 78, mentre non pubblica il disegno con tutte le iscrizioni, che invece il Gamurrini ha. Gamurrini, devo dire la verità, in tutto ciò è quasi una serie B,
perché al Deche arriva addirittura il calco del fegato su cui può studiare, ma di questo riparlerò. Bene, Parma, 25 aprile del 78, questo è l'inizio della lettera. Ebbi testé comunicazione di un oggetto in bronzo scritto in lettere etrusche, di forma insolita ed in certa attribuzione, scoperto nell'agro picentino in fondo dei Conti Arcelli. L'apografo che mi pregio di trasmetterle, lo vedete, quindi il rilievo del fegato, è possibilmente esatto, avendo tratto in stesso dall'originale che ebbi per qualche ora in mia mano, e appunto poi racconta che ce l'ha a Parma per qualche ora. Ora, la lettera va avanti e descrive un po' il fegato, l'obiettivo del Poggi qual è? È avere il supporto e il consiglio del Gamurrini, che è un eminente epigrafista all'epoca. Noi non abbiamo la risposta del Gamurrini, che gli risponde, però questa è la lettera successiva del Poggi. Se guardate le date, 25 aprile, 1 maggio, subito dopo. Quindi vuol dire che c'è stato uno scambio di epistolare velocissimo fra i due, che per l'epoca veramente molto veloce. È stupefacente questo. E questo è l'inizio dell'altra lettera. Questo, ripeto, è tutto materiale inedito sostanzialmente. Le rendo viva grazia per il suo autorevole parere circa il bronzo di Piacenza. Questo ci fa capire che il Gamurrini risponde e gli dà il suo parere. Che infatti troppo si discosta sì per la forma sia per l'indo della leggenda da ogni tipo specifico fin qui conosciuto. Quindi vuol dire che il Gamurrini ha detto questo oggetto non trova riscontro da nessuna parte. Sebbene d'altra parte io non so capire che sorta di speculazione sia quella d'un falsario che impiega materia, ingegno, tempo e lavoro, non già a scopo di lucro, ma per seppellire l'opera sua nel campo d'un altro. Il Gamurrini gli ha detto, è un falso. Questo è il punto, perché qui il Poggi è costretto in qualche maniera a difendersi. E si difende, vedete, questa è la lettera, è molto lunga, con vari elementi sottolineati. Questo è molto importante e ci fa capire cosa? Ci fa capire quelle 5 pagine del Poggi. Perché il Poggi scrive quelle cose? Perché il Gamurrini gli ha detto è un falso quello. E allora il Poggi è costretto a difendere quell'oggetto come autentico e quindi a scrivere una parte consistente del suo lavoro difendendone l'autenticità. Perché un autorevole studioso gli aveva detto, guarda, quello non è autentico. Parma, 20 novembre del 78, altra lettera che arriva al Gamurrini da parte del Poggi. Siamo dopo la pubblicazione dell'articolo del Poggi. Ho descritto il monumento, dichiarandomi bensì propenso a ritenerlo genuino. Quindi gli sta dicendo, l'ho pubblicato e ho detto che è autentico, per me è autentico. Quindi si espone il Poggi con il fegato, si espone e fa un atto coraggioso sostanzialmente. Perché? Perché va contro uno studioso eminente che gli ha detto, no, è un falso. E come tale, importantissimo, ma non senza fare la debita riserva. Quindi insomma, sì, va bene, l'ho pubblicato, è autentico, però insomma può anche essere che non lo sia, e rimettendomi del resto al giudizio dei più competenti di me. Quindi questo è un atto in qualche maniera di riconoscimento dell'autorità del Gamurrini, anche se gli va contro. Fra questi, ella, cioè il Gamurrini, si è pronunziata contro l'autenticità del monumento e io apprezzo altamente l'autorevole opinione di un critico competentissimo, quella è la signoria vostra. Quindi sta dicendo, sì, io riconosco il suo giudizio, riconosco la sua autorevolezza, però di fatto sono andato contro. Non però la divido, ecco. Questo ci dice che anzi non ho dimessa la speranza che in seguito più maturo esame ella sia per modificarlo, cioè spero vivamente che dopo l'articolo possa cambiare idea e pensare che sia autentico. Cosa fa il Poggi? Aggiunge, e questa è la parte più consistente di questa terza lettera importante, riporta la lettera che Wilhelm Deche, di cui abbiamo parlato prima, che è quello studioso tedesco che aveva smontato il lavoro sulla lingua degli Etruschi del Korzen,
la lettera che il Deche scrive al Poggi, perché il Poggi ovviamente non aveva scritto solo al Gamurrini, ma aveva scritto evidentemente ad altri studiosi per far cosa? Per cautelarsi in qualche maniera rispetto al lavoro sul fegato di Piacenza e trovare sponda da altri studiosi. E se non la trova nel Gamurrini la sponda, la trova invece nel Deche, il quale il Deche, questo è tutto il testo del Deche di risposta alla lettera che il Poggi gli invia sul fegato. Invia anche a lui l'apografo, dopo sappiamo che invia al Deche addirittura il modello di gesso, la riproduzione in gesso del fegato. E qui vi riporto solo uno stralcio, il Deche gli scrive in italiano chiaramente al Poggi, e vi riporto lo stralcio della lunghissima risposta del Deche, che è entusiasta e lo considera autentico. È senza dubbio uno dei più importanti che siano stati strappati dal seno della terra nei passati ultimi decenni. Quindi il Deche ne riconosce il valore, ne riconosce l'autenticità, e tanto è l'entusiasmo del Deche che lo stesso Deche nel 1880, quindi 2 anni dopo la prima pubblicazione del Poggi, scrive Das Templum von Piacenza. Quindi un lavoro dedicato al fegato, che per lui è un templum, quindi è un'area sacra sostanzialmente. Non ne aveva capito ancora anche lo stesso Deche, non aveva riconosciuto come fegato, poi arriverà dopo. Però il lavoro del Deche, a differenza di quello del Poggi, è il primo che viene generalmente citato quando si parla del fegato. Quindi il Deche, altro personaggio importante, che supporta invece il Poggi in maniera entusiastica. E questo ci fa capire perché evidentemente il Poggi ha anche quel coraggio, ecco, nel pubblicarlo nel 78. Stiamo arrivando alla conclusione di tutta questa piccola vicenda, che però è veramente molto importante per capire l'origine del fegato. E arriviamo sempre al 1878, quando Gianfrancesco Gamurrini pubblica un'appendice al Corpus Inscriptionum Italicarum. Vi ho parlato di quel corpus dell'iscrizione del Fabretti, del professore di Torino, che poi pubblica anche dei supplementi. Nel 1880 il Gamurrini stesso pubblica un ulteriore aggiornamento, quindi con tutte le nuove iscrizioni venute fuori dopo le pubblicazioni del Fabretti. La domanda è: il Gamurrini ci mette il fegato? No, continua a non metterci il fegato, però dedica al fegato di Piacenza una pagina della sua premessa. A pagina 7 della premessa del Gamurrini, tutta quella parte è dedicata al fegato di Piacenza, ma semplicemente per dire che lo reputa un falso ancora e non lo mette all'interno, ma in maniera molto molto garbata. Quello che voglio sottolineare in tutto ciò, e poi dopo leggiamo alcuni passi che ce lo fa capire meglio, è che se da una parte il metodo del Poggi, come ho detto più volte, è un metodo estremamente solido e ancora oggi viene valorizzato il suo lavoro, anche il metodo del Gamurrini, come vedremo, è un metodo estremamente solido. Non dobbiamo pensare che il fatto che lui lo reputi falso significa che non avesse le capacità e le competenze per riconoscerlo. Anche il metodo del Gamurrini era talmente solido che lo porta a ritenere un falso. Non so se, perché come ho detto, il falso è sempre figlio del suo tempo, ok? Quindi è difficile alcune volte comprenderlo se non si hanno tutti gli strumenti a disposizione. Adesso capiremo meglio quello che dico. Ecco, vedete qua, questo è il primo paragrafo della parte indicata. Ma lo spirito malo che distrugge per ignoranza o per monca speranza di guadagno compone e falsifica monumenti ed epigrafi per ingannare al mercato o per burlarsi della scienza e degli studiosi. Falso economico, falso ideologico. Il Gamurrini era estremamente sensibile ai falsi. E anche all'interno del suo lavoro spesso ne segnala la presenza, perché si è trovato molte volte a dover confrontarsi con dei falsi, che è un argomento molto molto complesso su cui bisogna veramente essere cauti in generale.
E qui vuolsi occhio pratico e fino senso per discernere se un oggetto che si presenta con le mentite fogge della frode e con una perizia infelicemente spesa, cioè dice ingegno ma speso in maniera infelice per fare il falso, non in maniera positiva, sia veramente di antica o moderna fattura. Le epigrafi italiche non sono monde da questa lebbra, che vi cominciò ad inocularsi nel secolo scorso, nel Settecento. Di che per esperienza bene avvertita ho usato per quanto mi fosse possibile diligenza per non essere ingannato e non ingannare, laonde anche per semplice dubbio ho rifiutato qualche iscrizione. Questa è la premessa al fatto che rifiuta il fegato. Ci dice: guardate che di falsi ce ne sono tanti, bisogna essere molto prudenti, ed è questo il motivo per cui io non inserisco il fegato, perché voglio essere prudente e non voglio ingannare, sempre nell'idea che secondo lui sia un falso. E qui sono le parti relative al fegato, leggiamo solo quelle in eretto che sono le più fondamentali. Non nego che la riduzione di quella memoria non trasfonda nel parla del lavoro del Poggi, pubblicato 2 anni prima, non trasfonda nel monumento un'aureola di verità. Ci dice, se si legge il Poggi, il monumento sembra, cioè nel senso è convincente il lavoro del Poggi, quindi un lavoro, ne riconosce la solidità sostanzialmente, la robustezza, e che ne sia stato anche sedotto, come mi si assicura il chiarissimo Deche, qui in filigrana c'è la lettera che il Poggi invia al Gamurrini, non lo dice chiaramente, ma è così, il più dotto etruscista di Europa, che vi ha riconosciuto un'immagine del templum augurale di un sacerdote etrusco. Okay? Quindi già il Deche effettivamente in quella lettera che invia al Poggi nel 78 fa una prima speculazione sul monumento. E ci dice, evidentemente ha sedotto anche il Deche. Impressione che si desume dalla rozza figura all'intutto discorde ed aliena dall'arte degli Etruschi e degli stessi monumenti antichi, da cui non si diparte mai lo studio di un certo ordine e di un'eritmia nelle forme. Ci dice, la forma stessa è troppo strana, non trova corrispondenza nel mondo etrusco da nessuna parte. E vedete, è qui che si spiega la solidità del metodo del Gamurrini. È talmente solido il metodo del Gamurrini che è rigido sostanzialmente. E nel momento in cui trova l'oggetto che è un unicum e non riesce a incasellarlo all'interno del mondo etrusco, delle conoscenze del mondo etrusco dell'epoca, ne diffida. E se vi ricordate all'inizio il Poggi cosa diceva? Diceva, guardate, che la forma insolita non è indizio di falsità, e metteva in confronto con la situla della Certosa. E qui, sta qui il punto, perché evidentemente il Gamurrini nel 78 al Poggi gli ha detto, guarda che la forma non trova corrispondenza, e questo è parte fondamentale del fatto che l'oggetto è falso. E quindi il Poggi è costretto in qualche maniera a giustificare la forma, e qui ne capiamo il senso. Ultimo punto che è fondamentale ancora una volta per capire il metodo del Gamurrini, porge anche un sospetto il luogo di provenienza, dove epigrafi e monumenti propriamente etruschi non si sono per anche rinvenuti e forse mai si rinverranno, poiché più abitato dai Liguri e Galli che dagli Etruschi. Cioè il Gamurrini, che è un profondo conoscitore, dice guardate che quello è un luogo dove non abbiamo conoscenze della presenza etrusca né di monumenti etruschi, quindi è strano pure quello. Quindi capite quando io dico che il metodo del Gamurrini è solido e che è questo metodo solido che l'ha portato a ritenere l'oggetto un falso, in maniera forse estremamente rigida, però ne va riconosciuto comunque il valore. Quindi tutta questa vicenda, per sintetizzare un po', è estremamente interessante, ripeto, è una vicenda piuttosto inedita, non focalizzata dagli studiosi, ma che ritengo sia importante per capire come il fegato sia potuto entrare all'interno di un dibattito scientifico. Ecco, perché c'erano delle figure estremamente competenti, ma con opinioni anche discordanti, che pur nelle opinioni discordanti in qualche maniera hanno favorito e incentivato il dibattito sull'oggetto e difendendone ovviamente quello che era l'autenticità che da qualcheduno era stato messa in dubbio.
E con questo io vi ringrazio per l'attenzione. Grazie, chiarissimo. Ma quindi il DEC aveva parlato già di Templum augurale di un arrostice etrusco, quindi sì, è uno dei primi che... Sì, lui è il primo che in qualche maniera evidenzia questi aspetti, perché poi il Poggi si limita soprattutto a quello che è una lettura delle iscrizioni, delle varie parole del fegato, non va tanto oltre l'interpretazione, anche se conosceva il punto di vista del Deke, perché già nel 78 il Deke gliel'aveva detto. Lui non si permette ovviamente di pubblicarlo all'interno di un sistema di educazione accademica, per cui ovviamente quella era l'idea del Deke, tant'è che la pubblica nell'80. Poi si arriverà solo qualche decennio dopo all'affermazione del fegato come fegato, sostanzialmente. Però insomma questo già entra nella letteratura del fegato, che ripeto va oltre questi episodi. Questo episodio secondo me è molto importante per capire come il fegato entra sotto i riflettori e il dibattito scientifico. C'è qualche domanda? Sì, professore, io volevo sapere come hanno fatto a capire che la lupa capitolina in realtà era un falso medievale. Qual è stato il metodo? In contropiede, no? Allora, sulla lupa capitolina, sì, poi dopo lì c'è tutto un dibattito in corso, quindi non vorrei neanche dire delle cose che non... Di fatto lì ci sono aspetti che sono soprattutto di ordine archeometrico, in effetti, quindi studi di natura sull'aspetto chimico e tecnologico dei metalli, che hanno portato appunto all'interno del dibattito a ipotizzare che sia un oggetto, non un falso, ma un oggetto comunque di produzione medievale, in cui poi dopo sono state aggiunte, no, la lupa in sé sarebbe l'oggetto, perché poi i due gemelli sono aggiunte successive, chiaramente, ma non si può ritenere un falso quello, ovviamente. Ripeto, il falso è quando c'è un intento di mistificazione, di dolo dietro l'oggetto. Un altro oggetto molto interessante, su cui c'è stato un grandissimo dibattito sull'autenticità, forse il più rilevante di tutti, è la cosiddetta fibula prenestina, che questa fibula in oro della prima metà del VII secolo avanti Cristo, con una lunga iscrizione in latino, che sarebbe la prima iscrizione in latino documentata, assolutamente isolata, perché poi dopo le iscrizioni più antiche latine bisogna aspettare gli inizi del VI secolo avanti Cristo per averle. E quella è stata per lungo tempo considerata un falso, anche se adesso invece si è propensi a ritenerla autentica. Anche lì per quale motivo di base? Perché quella è stata ritrovata all'interno di un contesto, di una tomba principesca di Praeneste, quindi un'importante città che in epoca orientalizzante, nel VII secolo, aveva delle tombe con materiale preziosissimo, proveniente addirittura dalla Mesopotamia, cose impensabili. Però dietro quella fibula e la vendita di quella fibula c'era un personaggio di dubbia, dai dubbi metodi, che era Wolfgang Helbig, che era, se non mi sbaglio, all'epoca segretario dell'Istituto Germanico di Roma, anche lui comunque una rete di conoscenze molto, molto ampia, molto articolata, era amico di tutti questi personaggi qui, del Gamurrini prima, di tutto quanto, però anche lui personaggio che insomma era variamente legato al mercato archeologico e al mercato anche dei falsi. Tant'è che un'importante studiosa negli anni Ottanta, Margherita Guarducci, professoressa di storia, epigrafia greca all'Università di Roma, la Sapienza, proprio soprattutto perché dietro la compravendita di questi oggetti c'era Helbig,
ha ritenuto che questo oggetto fosse un falso, proprio. E dall'altra parte perché, ancora una volta? Perché era assolutamente isolato da un punto di vista storico, no? Nella prima metà del VII era l'unico oggetto iscritto in latino, poi bisogna aspettare gli inizi del VI per avere gli altri, quindi era talmente strana la cosa che uno più uno fa due, è un falso. Ma fino ad oggi nessuno è stato in grado effettivamente di dimostrare in maniera incontrovertibile che quell'oggetto è un falso, e anzi, da un punto di vista linguistico e da un punto di vista epigrafico, è inattaccabile. Inattaccabile attualmente. Dunque, ovviamente l'oggetto stesso, la fibula in oro, di per sé è autentica, nel senso, perché poi dopo possiamo avere anche il falso iscritto su un oggetto autentico, chiaramente. Ed è questo quello che volevo dire anche sul fatto che i falsi sono figli del loro tempo. Se un oggetto del genere, dopo decenni di attacchi, ancora mantiene una certa robustezza, è difficile che sia un falso. Non so se mi sono spiegato su questo punto. Professore, grazie. Innanzitutto interessantissima la sua esposizione, però adesso ha sollecitato un sacco di curiosità, perché questo è il primo tempo. Il secondo tempo, dopo questa diatriba fra gli studiosi, quando è che si arriva alla certezza, diciamo così, che questo è il fegato etrusco, e capendone anche il significato, che tipo di oggetto era? Quindi sono in attesa del secondo tempo, se possibile. Beh, il secondo tempo è molto più noto, questo è tutto inedito. Il secondo tempo è molto più noto e bisogna aspettare qualche decennio, fondamentalmente, dopo queste prime cose. C'era una domanda? No, era la stessa domanda, però ne approfitto. Di fatto, no, è molto interessante la sua esposizione, perché fa vedere come nel processo scientifico ci siano in effetti dei punti di avanti, passi indietro, difficoltà. C'è quasi un contrasto tra la bella frase iniziale, la parola metodo, e la carenza di strumenti, mi sembra, sì, di vedere, perché poi c'è anche quella frase simpatica che dice: ma perché uno dovrebbe mettersi a sgobbare per poi mettere sottoterra nel campo di un altro qualcosa? Però ecco, gli strumenti non ci sono, non emerge né da parte di Aburrini né da parte di Poggi un qualche elemento, diciamo così, tra virgolette, o no, scientifico. Quindi il metodo, lui parla di metodo, ma in realtà poi sono osservazioni, mi pare, Gamburini, solo semplicemente se c'era un'analogia o no con quanto trovato prima. Poggi, ecco, non ho capito bene quale fosse il metodo per ritenerlo vero. Sì. Grazie della domanda, e credo anzitutto che questa osservazione sia molto importante fra il metodo e l'assenza di strumenti dell'epoca, perché in effetti quello che ho cercato di illustrare è che gli studiosi che sono coinvolti sono tutti studiosi estremamente autorevoli, ma quello che in effetti un po' manca sono gli strumenti poi che permettano di consolidare determinate posizioni o di affermarsi. Solo il tempo poi porta effettivamente a sciogliere il nodo rispetto a questo primissimo dibattito. D'altra parte, su questo mi piace citare anche una importante linguista che è Aldo Luigi Prosdocimi, che ha scritto una volta che il primo che pubblica un'iscrizione sicuramente non pubblica, diciamo, non coglierà nel significato dell'iscrizione, ma questo bisogna... fa parte del gioco. Questo per dire che il dibattito il dibattito scientifico è importante, e avere anche delle opinioni contrastanti è quello che stimola il dibattito stesso. Senza di questo, e se ci fosse una voce univoca, non si va avanti sostanzialmente, no? Perché, come abbiamo visto, è proprio questo che stimola, per certi versi, il Poggi a affermare, a trovare delle soluzioni per affermare l'autenticità. Sul secondo punto, ovviamente io non sono entrato nel merito di questo primissimo lavoro del Poggi, il quale quello che fa nella parte centrale è quello di leggere, di tentare di proporre una prima lettura
di queste iscrizioni. Un altro aspetto su cui merita spendere due parole, su cui non mi sono soffermato, è che il Poggi è assolutamente avulso dal tentare soluzioni di interpretazione dell'etrusco utilizzando altre lingue come faceva il Corsen, greco, latino. Questa cosa non la fa. E comunque è molto prudente e spesso quello che fa sono sempre di tentare di trovare soluzioni e interpretazioni interne all'etrusco utilizzando anche l'archeologia. Questo è molto importante perché fa parte della solidità del suo metodo, che in quel periodo di fatto lo porta a produrre dei lavori, non tanto quello del fegato ma anche altri, che ancora ad oggi sono dei lavori stimabili, come ha sottolineato appunto Luciano Agostiniani. Ecco, e questo è importante perché se si pensa ad altri studiosi, io non ne ho parlato, ma quando il Deche attacca il lavoro del Corsen, alcuni studiosi che si erano basati sullo stesso metodo del Corsen, come Elia Lattes, che è un altro importante epigrafista del mondo etrusco, abbandona gli studi per 10 anni, non pubblica più niente per 10 anni. Perché? Perché è talmente attaccato da questa cosa e da un metodo che in qualche maniera viene considerato del tutto fallace, che abbandona proprio gli studi, abbandona le pubblicazioni, per 10 anni è silente, dopo riprende. Però questo per dire che, al di là poi degli aspetti del fegato, proprio questi aspetti legati forse anche un po' al fatto che era un autodidatta e che quindi non era collegato a nessuna scuola nello specifico, però portano il Poggi ad essere ancora oggi un autore comunque stimato per l'epoca, con dei lavori che sono robusti, che tengono. Poi si può discutere, è ovvio che sono lavori dell'Ottocento, non sono lavori dei giorni nostri, chiaramente, ma sono dei lavori robusti. Non a caso lo stesso Gamurrini scrive che se si legge il lavoro del Poggi uno può stimare che l'oggetto sia autentico, no? Anche se lui crede il contrario. Questo ci fa capire che il Gamurrini, pur ritenendo quell'oggetto un falso, ma riconosce la robustezza del lavoro del Poggi. Spero di aver risposto alla domanda. Niente, se non ci sono altre domande, ringraziamo ancora il professor Gaucci che ci ha fatto scoprire, è vero, ha toccato lateralmente il nostro fegato, però sono notizie importanti proprio che aumentano la consapevolezza di noi piacentini di avere un pezzo assolutamente unico. E poi è proprio interessantissimo, come hanno detto le ultime domande, il metodo utilizzato nell'Ottocento, che con la scoperta, ripeto, di queste lettere che finora erano inedite, quindi è la prima volta che se ne parla, consentono di capire proprio i primi passi del nostro fegato nella consapevolezza scientifica del periodo. Grazie ancora a tutti. Grazie a voi.